tutti ragazzi, sono Spiccicalle e benvenuti nel mio nuovo video. Come avete già letto dal titolo qua sotto, sono qui tornata da Francoforte per farvi il video dedicato ai libri che ho, diciamo, visto entrare in casa durante il mese di giugno 2014. Nonostante io sia stata via, diciamo che ho trovato parecchie occasioni lo stesso per comprare libri, ma soprattutto per recuperare qualcosa in scambio su Bookmooch. Infatti molti di questi libri li ho presi da lì, altri sono stati acquisti fatti da me, mentre uno è stato un regalo e altri due libri me li hanno gentilmente spediti due case editrici diverse perché appunto li leggessi e li recensissi, quindi innanzitutto già parto ringraziando queste due case editrici. Direi di partire subito perché nonostante tutto la roba è comunque tanta, anche se sono stata via un mese ho fatto comunque dei danni. Iniziamo con quelli che sono stati i libri che ho effettivamente acquistato io di tasca mia. Il primo che vado a mostrare è Io sono un gatto di Natsume Soseki. Appunto, io l'ho preso in questa edizione Beat, quella appunto economica, il prezzo è 9 euro, e ne ho approfittato nel mentre che c'era ancora uno sconto del 20% sui titoli della Beat, durato fino più o meno a metà giugno. Infatti questo l'ho acquistato prima di partire, ho detto vabbè, prendo questo, poi ovviamente non prendo più nulla, cosa che poi non ho fatto. Era un libro che comunque volevo recuperare da un po', essendo il primo ed effettivo testo moderno della letteratura giapponese. È bello cicciottoso e so che magari a molti non è piaciuto questo libro, l'hanno trovato particolarmente pesante, ma sono sempre stata molto molto incuriosita di leggerlo, quindi una volta che lo leggerò vi saprò dire. Ora passiamo a due libri che ho preso alla libreria Hugendubel a Francoforte nella sezione di libri inglesi. Ovviamente non vado a prendere nulla di tedesco, anche perché non capirei quello che c'è scritto. Il primo è Harry Potter and the Chamber of Secrets, il secondo della saga di Harry Potter in edizione inglese, quelle che presentano anche le copertine come le hanno portate da noi. Avevo preso l'anno scorso, se vi ricordate, Harry Potter e appunto la pietra filosofale, e pian piano li sto recuperando tutti perché appunto vorrei recuperare la saga di Harry Potter anche in lingua per poterla leggere. Il prezzo in sterline è di 6,99 sterline, però io, se mi ricordo bene, l'ho pagato sui 12 euro e qualcosa. Comunque è bello piccolo e bello compatto e quindi sono molto curiosa. Quest'estate conto di riuscire a leggere il primo, mi piacerebbe molto farlo, leggerlo in inglese, quindi vedremo poi. Presto leggerò anche questo e pian piano recupererò anche quelli che mi mancano. Mentre il secondo libro che ho preso alla libreria Hugendubel, sempre appunto nella sezione di libri inglesi, è questo qui. È di Doctor Who, appunto abbiamo un 11 Doctors and 11 Stories, edito dalla Penguin, al prezzo di 12,99 sterline, ma io l'ho pagato 16,73 euro, mi sono tenuto il bollino per ricordarmelo. È un libro bello bello cicciottoso e bello grande, in questo stile tipo riflessato con il TARDIS, e qua possiamo leggere tutti gli autori che hanno dato, diciamo, origine alle 11 storie che troviamo all'interno di questo libro. Sono una storia per ogni dottore esistito finora, quindi dal primo all'undicesimo, quindi fino a Matt Smith. Si possono trovare queste storie in realtà anche in edizione digitale sul Kindle Store, in inglese ovviamente, non esistono in italiano, e costano più o meno sui 3 euro l'una, quindi facendo una botta di calcoli, prendendo la versione cartacea, sono andata particolarmente a risparmiare. Dentro abbiamo il volto in stile tipo alla Goethe dei vari dottori, e poi abbiamo appunto una storia per dottore. Si trova anche sul sito di BS in mezzo ai libri inglesi, o comunque su Amazon in mezzo ai libri inglesi, perché l'ho visto, e secondo me, se siete amanti di Doctor Who, ne vale davvero la pena, perché questo è uno dei tanti libri che hanno fatto uscire in occasione, vedete, del 50esimo che c'è stato l'anno scorso. Quindi io sono davvero molto curiosa di leggere, ovviamente leggerò una storia ogni tanto, non ne leggerò una dietro l'altra, però sono davvero molto curiosa, non vedo l'ora di darci un'occhiata per bene leggendo le varie storie. Ho dato così uno scorso come è scritto dentro, ed è scritto particolarmente semplice, quindi anche se non masticate bene l'inglese come me per esempio, perché anch'io non lo mastico per nulla bene, si capisce senza problemi. Quindi questo qui, mi sono davvero molto contenta di averlo preso. Altri libri che ho acquistato di mano mia sono 4, 2 presi da IBS in due momenti diversi, e uno preso all'aeroporto di Treviso e l'altro l'ho preso da eBay, e quella è stata una vera e propria piratata. La posso veramente nominare una piratata. Ma a
andiamo per ordine. I due libri che ho preso sul sito di BS, appunto, due momenti diversi, sono il secondo della serie delle serie delle bambini speciali di Miss Peregrine, appunto Hollow City, il ritorno dei bambini speciali di Miss Peregrine, edito dalla Rizzoli in questa edizione bellissima, cartonata al prezzo di 19 euro, ma che ho pagato con lo sconto del 15%. Come per l'altro, abbiamo un'edizione davvero curatissima all'interno, con appunto all'interno le varie texture all'inizio di ogni capitolo, abbiamo anche le varie fotografie. Io già l'avevo sfogliato a Francoforte nella sezione dei libri inglesi, la Hugendubel, perché erano lì tutti e due sullo scaffale, e il giorno prima che uscisse in Italia, e già me ne ero assolutamente innamorata, e sarà una delle mie letture di quest'estate. Sotto è tutto rosso, è veramente bello, sarà una delle letture che farò quest'estate e davvero non vedo l'ora di leggerlo e di vedere come la storia continuerà. L'altro libro che invece ho preso su IBS, l'ho preso la settimana scorsa, proprio il giorno in cui è uscito in libreria, sto parlando dell'ultimo libro di Banana Yoshimoto, Andromeda Hiked, il primo di una serie di libri, appunto della serie Il Regno. Il prezzo è di 11 euro, ma io l'ho pagato 9 euro e qualcosa con lo sconto del 15%, sempre su IBS. È un libricino piccolissimo, ci cioè saranno sì e no 100 pagine questo libro, ed è scritto veramente in grande. Sono 100 pagine compreso il glossario, quindi figuriamoci, ed è scritto così. Quindi questo in un pomeriggio neanche si legge. È bellissima la copertina con dentro una koi, appunto una carpa. Sono davvero curiosa, ho letto la trama, mi attira un sacco, poi sapete io recupero tutto quello che esiste di Banana Yoshimoto, quindi anche questo, e lo leggerò presto appunto proprio perché è il primo di una serie, vi saprò sicuramente dire. Altro libro che ho preso durante il mese di giugno, l'ho preso all'aeroporto di Treviso ed è Q di Louis Blisset, appunto dei Wuming, lo volevo da un bel po'. Potete trovarlo anche gratuitamente da scaricare sul sito dei Wuming, però diciamo che l'avevo preso ma volevo averlo cartaceo questo libro perché mi ha sempre attirato, la trama mi attira un sacco, e diciamo che questo è uno di quei pochi libri dei Wuming che vorrei avere cartaceo assieme all'Armata dei Sonnambuli, che magari appena scende un po' il prezzo lo compro. L'ho pagato 14 euro, questo l'ho preso a prezzo pieno perché all'aeroporto non ti fanno sconti nelle librerie. È scritto bello piccolo e anche bello bello compatto, quindi sarà una lettura molto intensa e duratura, diciamo così, ma davvero non vedo l'ora di leggerlo. Ultimo libro che ho comprato di tasca mia durante il mese di giugno, nonché piratata che ho fatto alla grande, è un libro di un autore che, come sapete, piano piano sto recuperando. Ho avuto un periodo in cui mostravo ogni mese libri di questo autore, ora me ne sono rimasti tre, ora in questo caso in realtà due, di suoi libri usciti in Italia da recuperare, ma per fortuna posso dire di aver finalmente trovato uno di quelli che sono più difficile da trovare l'edizione cartacea, in quanto te lo propinano sempre a prezzi esorbitanti. Anche per l'edizione brossurata della Bompiani non si va sotto i 30-40 euro ed è veramente un ladrocinio. Ho aspettato mesi e finalmente ho trovato ad un prezzo ragionevole I Magica di Clive Barker, questa è l'edizione brossurata. Vedo, se vado a cercare quella cartonata, ciao, mi partono una marea di soldi. L'ho pagato 20 euro comprese le spese di spedizione, quindi è stato veramente un affarone, sono veramente contenta di averlo trovato. L'ho trovato su eBay, neanche su Comprovendo Libro, questi posti qua, su eBay. Si vede che è un libro usato, che è stato letto, ma non mi interessa, cioè già averlo trovato a 20 euro è stata una botta di fortuna allucinante. È scritto bello piccolino ed è anche un bel mattone di 1000 pagine. Sono davvero molto curiosa. Questo è, diciamo, rinominato uno il suo capolavoro più grande. Diciamo, è il libro più bello e complesso di Barker, da quello che ho sentito in giro. Quindi sono davvero molto molto curiosa. Ovviamente non mi sento in realtà ancora pronta per leggere Magica. Sicuramente lo leggerò molto più avanti, quando avrò approfondito di più l'autore con le altre sue opere che possiedo. Già l'averlo trovato comunque mi fa davvero molto piacere. E per ora però mi terrò la voglia di leggere, perché come ho detto voglio approfondire un po' di più l'autore in questione. Ora direi che è il caso di mostrarvi quello che è stato il regalo che mi ha fatto il mio ragazzo. Mi è venuto lo schizzo un giorno e ha detto che voleva regalarmi tot libro, nel senso che l'avevamo visto a Natale alla libreria Hugendubel nella sezione dei libri ovviamente inglesi, ma non l'abbiamo poi più trovato. Quindi siamo andati in libreria e ha ordinato dal tipo alla sezione informazioni questo bel librone qua,
che è appunto il libro delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che contiene tutte quante le mappe dei mondi di Martin. L'ha pagato 40 euro più o meno, però sono davvero molto molto contenta. L'ho bramato per da Natale in realtà, però col prezzo che aveva non volevo comprarlo. E lui si è fissato che me lo voleva regalare, quindi l'ho ordinato ed eccolo qua. Il prezzo in dollari è di 40 dollari, quindi più o meno alla fine l'ha pagato quanto l'avrebbe pagato in dollari. E come vedete, dentro ci sono tutte queste mappe, che sono tutte le mappe che ricalcano tutti i luoghi che troviamo all'interno della saga del ghiaccio, delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. R. Martin, quel maledetto sadico che accopperai ogni 2 secondi. È davvero un bellissimo libro. Dentro l'abbiamo fatto così, è bello pesante. Abbiamo le 2 sezioni divise con le mappe, e poi qua abbiamo anche una piccola, diciamo, introduzione al mondo di Martin, alle varie casate e anche a Martin di per sé. Ecco qua. E insomma, è davvero un bel regalo, non si può certo dire di no. Sono molto 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 contenta finalmente di averlo fra le mie manine. Ora sto in realtà bramando il libro di cucina con tutte le ricette che si trovano all'interno delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ma magari quello con più calma lo recupererò. Come avevo accennato all'inizio, ho ricevuto anche 2 libri da 2 case editrici diverse che mi hanno spedito appunto per leggerli e recensirli. Il primo è questo libro qua, Melchi. Melchi me l'ha spedito la Graus Editore ed è di Sergio Schiazzano. La casa editrice mi ha contattato per chiedermi se ho voglia di leggere e recensire questo libro e appunto eccolo qua e lo leggerò appunto prossimamente, sarà una delle prossime letture che farò subito dopo che ho finito Insurgent di Veronica Roth. Il prezzo di copertina è di 13,50 euro e questo è l'autore, che per il più è molto molto giovane. Del 91, se ricordo bene, no, del 93, quindi ancora più piccolo. È un bel librino, comunque anche bello scritto compatto e una bella edizione per di più, mi piace molto. Ve ne parlerò sicuramente molto molto presto. Insieme al libro, la grossa edizione mi ha lasciato una rivendita di segnalibri, però fanno sempre molto comodo, quindi la ringrazio ancora per il libro e segnalibri se appunto qualcuno della Grauso sta guardando questo video. Invece l'altro libro che ho ricevuto da un'altra casa editrice, ho ricevuto per conto delle Creature della Notte, è un libro che mi ha spedito la Garzanti ed è di Andrea Maggi, Morte all'Acropoli, le indagini di Apollofane, si dice così, sì. È diciamo, il debutto di quest'autore. Quindi al prezzo di 14,90 euro e anche di questo comunque ve ne parlerò presto sul canale delle Creature della Notte, quindi attendetevi molto presto una recensione riguardante questo libro. Boh, sono curiosa, la trama mi incuriosisce, quindi vedremo un po' come sarà. Ora passiamo ai libri che ho preso su Bookmooch. Ho fatto una bella cernita di libri su Bookmooch, quindi ne ho presi un bel po' in questo periodo. Ho avuto la possibilità di spendere un po' di punti, quindi ho fatto la razzia. Il primo che vi mostro è di Sun Xia, La porta della pace celeste, un libro di cui ho sentito parlare davvero tantissimo e benissimo. E sono davvero molto curiosa di leggerlo. È edito dalla Neri Pozza ad un prezzo di copertina di 18.000 lire, quindi comunque l'edizione è vecchissima. È un libricino piccolo, 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 però sono davvero molto curiosa. Per di più ringrazio tantissimo la ragazza che mi ha lasciato questo bigliettino dentro, Licia, che anche lei segue sempre i miei video, quindi mi fa davvero molto molto piacere poter leggere un libro ricevuto da te. E sempre di più un libro che cercavo da tanto, di cui ho sentito parlare bene. Ti ringrazio ancora appunto sia per il libro, ma anche per appunto l'interesse con cui guardi sempre i miei video. Altro libro che ho preso su Bookmooch è questo piccolo libricino dei libri della domenica che uscivano con il sole 24 ore della serie di racconti d'autore di Bram Stoker, La coppa di cristallo e altri racconti. Io di Bram Stoker ho letto Dracula, l'ho amato, però volevo anche leggere qualcos'altro che non fosse sempre solo Dracula. Quindi ho trovato questo libricino su Bookmooch in scambio e ne ho approfittato. Sono davvero curiosa, a me Stoker piace, quindi davvero molto 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 curiosa di leggere appunto anche questi brevi racconti. Quindi vedremo, sono molto curiosa, è un libricino molto breve, quindi si leggerà davvero molto in fretta. Vi saprò dire. Altro libro è questo qui appunto, Quando cadrà la pioggia tornerò di Takuji Ichigawa.
Edito dalla Salani, in questa edizione cartonata, il prezzo è di 13 euro, ma come ho detto anche questo l'ho preso su Bookmoots, e anche questo è un libro che cercavo da un bel po'. Sono davvero molto molto curiosa, ne ho sentito parlare bene e insomma non tanto bene, quindi boh, vedremo, ovviamente poi quando lo leggerò vi saprò dire. Da questo libro hanno tratto, qua dietro dice, anche un film che ha generato passione, entusiasmo, discussioni. Insomma, è un libro che comunque ha riscosso molto successo in Giappone, quindi vedremo, vi saprò dire. Altro libro che ho preso su Bookmoots è questo qui, di Stephen King, La raccolta di racconti a volte ritornano. Come sapete, questa qui la leggerò dopo Shining, in ordine di pubblicazione, che in realtà volevo leggere a giugno, ma ho detto mi prendo una pausetta da Stephen King e riprendo a settembre. Questo qui appunto ho preso da Bookmoots, una vecchia edizione dei grandi tascabili Bompiani, quelli brossurati, e sono curiosa. Due di questi racconti già si trovano anche all'interno di appunto le Notti di Salem, che appunto hanno ispirato Stephen King per dare origine appunto al libro delle Notti di Salem. Quindi vi saprò dire anche di questo una volta che lo leggerò. Come sapete, li sto recuperando tutti piano piano per farmi la mia bibliografia completa di Stephen King, però ovviamente piano piano li leggerò. Come sapete, li sto leggendo in ordine di pubblicazione. Altro libro che ho recuperato da Bookmoots è La casa degli spiriti di Isabella Allende, edito dalla Feltrinelli Universale Economica, il prezzo è ancora in lire, quindi comunque è un libro veramente vecchissimo, si vede usato, letto, insomma è un libro comunque vissuto. E sono sempre stata curiosa di leggere questo, forse anche più di Eva Luna per iniziare, quindi ne ho sentito parlare comunque benissimo e una volta che lo leggerò sicuramente vi farò sapere. Magari ditemi se può essere un ottimo approccio per avvicinarmi a questa autrice o magari è meglio iniziare da Eva Luna, che avevo recuperato già l'anno scorso. Vi aspetto magari un vostro parere se li avete letti entrambi qua sotto, se avete voglia di darmelo, ovviamente. Abbiamo gli ultimi, poi abbiamo finito. Questi tre libri li ho presi da una stessa persona. Sono tre libri adatti per, diciamo, riprendere per me il giapponese, insomma rimettermi un po' dentro la lingua giapponese, in quanto è una lingua che volevo, come ho detto, riprendere perché sono un pochino arrugginita. In realtà di questi tre libri io ne avevo preso come punto uno solo, ma il ragazzo che me li ha spediti alla fine me ne ha spediti tre, nel senso che oltre al libro chiesto me ne ha messi dentro altri due di sua spontanea volontà. Io non so davvero come ringraziarlo, anche perché mi ha lasciato un bigliettino attaccato a questo libro e dove mi ringrazia per i miei video e davvero non so proprio come ringraziarti per i libri, per tutto. Grazie davvero tanto e grazie, spero davvero che questi libri possano essermi utili e assieme mi minano Nihongo, eccetera, 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 perché ne ho parecchi, ma più se ne hanno, più punti di vista si vedono e più si apprende. Quindi grazie mille ancora. I libri comunque in questione sono Japanese Made Easy, appunto un piccolo libro che contiene frasi o parole basilari del giapponese, e poi abbiamo il Nihongo no Kisu 1, in questo caso, e anche appunto il textbook sempre del Nihongo no Kisu, quindi utilissimo e anche con gli esercizi. Davvero entusiasta perché voglio riprendere il giapponese, in questo caso però lo farò per conto mio, quindi grazie ancora per i libri. Ultimo libro che ho recuperato da Bookmoots è un bel mattonazzo che volevo recuperare da un bel po', ma non ho mai avuto poi l'occasione di prenderlo. L'ho trovato lì e me lo sono accaparrato subito. Sto parlando del Mammut della Newton Compton con tutti i romanzi di Jane Austen. Non ho mai letto niente di Jane Austen, lo so, potete linciarmi, trucidarmi, farmi quello che volete. Però diciamo che non ho mai avuto la spinta di iniziare, nonostante io volessi leggere Jane Austen, e quindi ancora non ho avuto l'occasione. Ma la spinta di iniziare non ce l'avevo, ma ora inizio ad averla. Quindi anche perché mi sono imposta una sfida dedicata ai classici che vorrei magari fare in massimo 2 anni, in cui mi sono appuntata dei vari titoli di classici che possiedo e che non possiedo, e vorrei riuscire magari entro massimo 1 anno e mezzo, 2, leggerne una trentina. Quindi, e ovviamente i libri di Jane Austen ci sono tutti dentro. So che i Mammut sono scomodi da leggere, ma io non mi ci trovo male. Sono scomodi, però sono belli, ma basta riuscirli a tenere, magari leggerli quando sono appoggiati su un tavolo e ci si riesce. Però a me piace un sacco.
è veramente bello e sono davvero contenta di averlo finalmente recuperato. Ora, prima di chiudere il video, volevo mostrarvi altre due piccole cosine molto velocemente che ho preso al negozio di Francoforte. Ci sono tutti i gadget dove prendo tutte le volte qualcosa di Doctor Who o di Game of Thrones. Questa volta abbiamo due cose di Doctor Who, una che ho preso io e l'altra che mi ha regalato Flavio. In realtà avrei anche dei DVD da mostrarvi, però magari vi metto la foto sulla pagina Facebook perché ho fatto una bella cernita di DVD questo mese, ne ho comprati un bel po'. Quindi magari vi trovate la foto sulla fanpage o vi lascio il link qua sotto della foto dei vari film che ho preso perché non sto qua a mostrarveli. Invece questi due oggettini ci tengo particolarmente a farvi vedere, in quanto uno è stata una spesa piuttosto eccessiva perché l'ho pagato davvero tanto. Ma ne vale davvero la pena, soprattutto se come me siete fan di Doctor Who. E sto parlando di questo. Questo qui è l'orologio da taschino del maestro, non è di Ten. Quello di Ten non era disponibile, costava 10 euro in meno di questo. Non chiedetemi perché, cosa avesse di diverso, ma faceva le stesse identiche cose di questo. Però magari evidentemente, non lo so, costava 10 euro in meno, ma non era disponibile. Quindi ho preso quello del maestro. Avevo messo anche la foto sulla pagina Facebook. Che cosa fa questo orologio in pratica? È un normalissimo orologio da taschino e sì, è di metallo. Può sembrare di plastica, ma è di metallo, sentite? E appunto qua davanti abbiamo i disegni, le scritte nella lingua di Gallifrey. Apriamo l'orologio, ovviamente l'orologio funziona e poi al buio per vedere l'ora, sì, non si vede una mazza, ma sì, ecco, forse di più, si illumina, cioè al buio si illumina, c'è la luce dietro. Comunque nella foto che vi lascio qua sotto, che vi riporta quella che ho messo sulla fanpage, si vede molto molto meglio. È davvero bello, sono davvero soddisfatta, è una vita che volevo comprare l'orologio a taschino di Doctor Who e ce l'ho fatta, anche se quello del maestro va benissimo. Poi una volta che sarà tornato disponibile nel negozio quello del dottore, prenderò anche quello così da fare unplain e averli tutti e due. L'ultima cosa invece che vi mostro appunto è un piccolo regalo che mi ha fatto Flavio ed è questo portachiavi a forma di TARDIS. Semplicemente un TARDIS a portachiavi, anche questo è di metallo, e pagato il prezzo di 12,90 euro. Ah, non ve l'ho detto, l'orologio l'ho pagato 60 euro, quindi ho fatto una bella spesa considerevole. Sono partiti un po' di soldi in pratica, però sono davvero molto contenta anche di questo. In realtà Flavio me l'ha voluto prendere perché pensava che rimanessi delusa dall'orologio, perché pensava che in realtà fosse di plastica, ma io avevo letto sul sito che era di metallo, non di plastica. Però lui consolarmi, magari nel caso fosse di plastica, perché a vederlo da fuori può sembrare di plastica, mi ha preso questo. Quindi anche questo e quello andranno a fare compagnia alla mia piccola collezione di cose di Doctor Who che ho in libreria. Ok ragazzi, il video è definitivamente terminato, anche dopo i deliri vari che intanto si potevano constatare. Noi ci vediamo al prossimo video e spero che gli acquisti vi siano piaciuti. Se avete letto qualcosa di questo, mi raccomando, di questi libri, mi raccomando, non perdete tempo a magari consigliarmi da quale iniziare. Ditemi se li avete letti, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, se me li consigliate magari subito o più avanti. Insomma, mi affido a voi. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo e buona giornata. Ciao!